Il Mandorlo in Fiore 2018 procede a conclusione. Domani mattina la tradizionale sfilata dei gruppi tra le strade della città e domani pomeriggio al Tempio della Concordia, dalle ore 15 in poi, la manifestazione conclusiva. Oggi in Piazza Cavour il Festival Internazionale del Folklore. In scena anche in serata al Pala Congressi, con la rappresentazione dei patrimoni immateriali UNESCO. In diretta dal palco di Piazza Cavour, un popolo ad acclamare i nostri ospiti provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di patrimonio UNESCO. Il Mandorlo in Fiore organizzato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione col Comune di Agrigento quest'anno sta dimostrando di avere una formula veramente vincente. Io sono orgogliosissimo degli agrigentini, dei turisti che sono felici di questa festa, orgoglioso e felice perché ci sono degli ospiti che sono davvero straordinari e il consenso sta dimostrando che questa festa è nuovamente sentita, voluta, apprezzata e soprattutto condivisa con gioia, amore, nonostante tutto, nonostante la pioggia, nonostante il triste avvenimento di Jean-Marc Bodard che purtroppo è venuto a mancare proprio il giorno della fiaccolata dell'amicizia, nonostante tutto l'arte, la musica, la cultura, la conoscenza sta regalando a questa città un'opportunità grandiosa. Io sono veramente felice e devo personalmente ringraziare il direttore del Parco Archeologico Giuseppe Parello per la sua lungimiranza nel capire quale ambizione potesse avere il Mandorlo in Fiore. Mentre noi siamo in diretta a Palermo, Palermo Capitale Cultura del 2018, c'è una delegazione dei gruppi, tra cui quello delle Torri Umane, e mi stanno proprio in questo momento comunicando che c'è Palermo incantata per il Mandorlo in Fiore. Quindi davvero felice e grazie alla città che sta rispondendo in questo modo così forte. Oggi pomeriggio, sabato alle ore 18 a Piazza San Calò ci sarà il gemellaggio delle Torri Umane con i Tamura di Girgenti e portatori di San Calò e domani, come da tradizione, domani domenica dalle 9.30 ci sarà la sfilata dal centro storico verso il Tempio della Concordia e poi spettacolo finale conclusivo con premiazione del Tempio d'Oro al Tempio della Concordia alle ore 15. Ricordo inoltre che la premiazione quest'anno viene stabilita dal popolo, infatti il Tempio d'Oro lo assegnerete voi potendo votare online sulla pagina Facebook 73 Mandorlo in Fiore oppure gli spettacoli serali del venerdì e del sabato al Pala Congressi alle ore 21 con delle schede cartacee. Votare il gruppo che rappresenta meglio il patrimonio UNESCO e votare il gruppo che ha la capacità di raccontare meglio il proprio patrimonio e di comunicare con la cittadinanza e quindi di interagire.